Ciao ragazzi, noi siamo i Bocco Gamers, io sono Tsuki. E io sono Ryoza. E quest'oggi ci troviamo in un terribile cimitero. Perché siamo qui? Non dovevamo dare la caccia a una strega? Lo so, ma dobbiamo dare anche saluto ai morti. Ciao David, come va la morte? Credo che gli vada un po' male, lo sai. Dici? Sì. David, tu che ne dici? Insomma, fa un po' freddo qui sotto, non è che vi avanza una stufetta lì su? Allora, quest'oggi riprenderemo la nostra quest alla caccia della strega, del traditoro e di quant'altro. Yeah, viva! Altre indagini, ma che bello! Per cui, pronta, andiamo! E andiamo! Io vorrei capire ancora dove sta la casa del guardiano. È una bella domanda. Tu chi sei? Aia. Occhio al fuoco. Non te ne andare da sola, che la telecamera segue me, non te, furbona. Vadi, vadi, vadi. Là ci siamo entrati, sì, qui. Vadi, vadi e va lei, giustamente. Sai, figurati. Qua no. Qua c'è sangue e c'è un'ascia. Qualcuno ha decapitato qualcuno. C'è anche un teschio. Qualcuno molto ha decapitato bene. Qualcuno. E anche da tanto tempo, visto che è già un teschio. Allora, vediamo un po'. Chi vive qui? No? Forse è il guardiano. Non mi pare ci sia nessuno. Se mi passi davanti non si vede nulla. Vada, vada, su, forza. Sto levando. Ok. Allora, sotto non c'è niente. Okay. Che cosa... Ma non si pone da nessuna parte qui. Non mi piace. Questi? Cartelli vuoti, bene. Aspetta, aspetta, dove ci sono i cartelli vuoti nel 99% dei casi... Non c'è niente, esatto. No, c'è un passaggio segreto, però non mi pare che ci sia qui. Ok, vediamo un po' qui sopra, cosa c'è? Ma... Come le ha costruite queste case? Mamma mia. Bisogna chiederlo al geometra. Beh. Non vedo nulla interessante neanche qui sopra. Proviamo ad andare dal sindaco a dare questa camera a sto punto. Aspetta, ma abbiamo già visitato tutte le case. Abbiamo già parlato con tutte. L'unico sarebbe coso, Gary, ma... anche Gary, giusto. Ma lui ci devi parlare, mi sa, quando è finita la giornata. E se lui fosse il traditoro? Il traditoro? Gary, sappiamo tutto, esci fuori. Gary, lo so che sei tu, confessa. Ah, se un giocatore con una camera parla con me, posso vedere il video per voi. Ah. Parlaci. Ok. Oh, posso riprodurre il video della videocamera, se vi fa piacere. Eh certo. Muoviti. Sembra molto disturbato. Penso che la telecamera sia stata danneggiata. Proverò a ripararla. Tornate a parlarmi domani. Dovrebbe essere a posto per allora. Ok. Domani te la ripigli tu, così almeno evitiamo queste cose, dai. Boh, ma forse non c'è video, quindi non c'è problema. Tanto il discorso l'ha fatto vedere a tutti e due. Non peraltro, non avevo voglia di mettermi a registrare anche da te. Poi editare è un panico. Allora, sindaco, siamo stati bravi. Bravi, ottimo lavoro. Recuperare quella telecamera di sicurezza. Il giorno sta finendo, per cui divertitevi e fate ciò che vi pare. Ok. Che vorrebbe dire? Non lo so. Signor Elfo, che cosa fanno nel tempo libero? Ecco fatto. No, ma perché proprio dei tuoni per la fine del giorno? Sì, infatti, è uno strano... Cioè, perché i tuoni? Io odio i tuoni, ragazzi. I tuoni non fanno fine le giornate, signor sviluppatore della mappa. Beh, andiamo a parlare con Gary. Salve, Gary, guardi che veloci che siamo stati, eh? Ha visto? Mi guarda mentre salto, guarda sta scena. Hop, hop, hop. Parliamoci. Riposatevi. Ed eccomi, sono di nuovo super sexy con la faccia da zucca. Io mi sono buggata nel letto, fantastico. Ah. Giorno 3.
è inquietante. Ma mi hai portato in una mappa horror. Ti uccido. Non puoi. Guarda che ho una spada, ti faccio male. Io c'ho un arco, ti sparo dritta. Vuoi che ti tiri un colpo? Ne sei sicura? Lo faresti davvero? Andiamo. Non abbiamo tempo da perdere in queste quisquilie. Non so neanche più parlare. Andiamo. Gary, hai riparato? Gary? Oh mio Dio. No, è morto. Ti prego, non dimmi c'è. Che è morto. Ah, ok. Sai, Gary? Con i tuoni così strani, le nausee per andare Gary? A dormire. Gary, dove stai? Eccolo qui. Ah, ciao, è ancora vivo. Mi hai fatto prendere un colpo. Dannato furbacchione. Detto questo, ammettolo, ma il video non può essere riparato. Dovrete trovare un altro modo per catturare il traditore. Grande. Benissimo. Un giorno sprecato, insomma. Sì, che ansia. Stiamo solo chiacchierando qui. Ma vogliamo basta. Combattere. Dov'è la strega? Datemi la strega che la traumatizzo subito. Signor sindaco, mi servono idee, signor sindaco. Ci aiuti. Aspetta, mi sono buggata nella porta. E tanto cerco solo di continuare. Siamo buggati qui. Sei dentro. Tu buggata. Non cercarti compagnia, io non mi buggo. Grazie del esatto, grazie. Grazie veramente. Qua siamo già stati, direi c'è la porta aperta. Io mi filo anche nei meandri dietro le case, sai, vuoi mai. Ma non c'è più Crazy Steve o sbaglio? Dove? Non dove? C'è più. Morto? Se n'è andato? Boh. Secondo me è lui il colpevole, fa finta di essere straniero per non essere... No, non l'ho trovato, me l'ha sembrato di averlo visto. Forse più in giù. Però c'è del sangue. È il tuo? Ma che mio? Aspetta. Signor elfo, faccia un po' di... Non sono un elfo! Smettila! Chiudo il video se non la smetti. Non sono e non sarò mai un elfo. Chiaro? E allora perché hai quella skin? Non è una skin, sono nato così, è qualcosa che non va. Che c'è, sei razzista verso i Dumbo? No. Qualcuno qui ha messo in fiori. Chi era, suo figlio? O sua moglie? Questi due sono stati uccisi dalla strega non molto tempo fa. Smetti di metterti davanti a me, mi dai fastidio. Uffa, basta, me ne vado. Ciao, addio. È tutto così verde quando sei davanti a me. Uffa, ma perché non si può rubare da qui? Però anche questi possono girare. Bene, cioè ci hanno chiamati qui per salvarli e tu li derubi. Mi sembra molto giusto quello certo, che dici. Certo, scusa. Siamo stati chiamati e vogliamo essere pagati. Non pagati, è che faccio... non devi rubare. Ci daranno qualcosa, credo. Sindaco, brancoliamo nel buio. Cioè, mi avete chiamato per uccidere una strega, non per giocare a Sherlock Holmes o a Detective Conan. E dai, Che la smetto, wow, va Detective bene. Ryozan. E Zucchi. Ogni mistero per Zucchi resta un mistero. E ti ho visto laggare. Non che Ryozan sia meglio come abilità, per carità. Loro non sanno Gary, cosa fare. Dacci qualche... Loro non sanno dove andare. Non si può andare a dormire, tanto non c'è niente da fare. No, devi risolvere quello del giorno, e quello è lo scopo della mappa. Io voglio battere la strega, aiuto. Aspetta, c'è uno fra le frasche qui. Dove? Ah, è Joe, vicino al cancello. Ehi Joe, dici Ehi, tutto. Ehi Joe. No, non ditelo al sindaco Wendell, ma penso che il traditore abbia rubato la chiave del cancello. Cosa? E ce lo dici così? Ma... Potreste cercare nelle case dei villaggeri per la chiave. Trovate una nuova cesta che è stata piazzata nelle loro case. Chiunque l'abbia fatto deve essere pazzo. Ah, Crazy Steve, sicuro. Si chiama Crazy. È più crazy di lui. Andiamo da Crazy. Dov'era la casa di Crazy Steve? Era questa qui? Ragazzi, soffriamo di amnesia. No, è che c'ho il senso dell'orientamento di un piccione. Non c'è neanche una mappa. Non mi hai fatto neanche finire la battuta, sei una persona crudele. E tu sei uno con le orecchie grandi. Razzista. Sei un elfo. Non è vero, non sono un elfo, basta. E comunque sì, dobbiamo... Allora, adesso di cercare in una chest. Ok, però... lì ci arrivo, ma a trovarle.
Esatto. Vedi, a me questi affari. Ti metti in mezzo. Basta, me ne vado. No. Vado via. Aia! Mi hai cosa sono caduto io? Cosa stai dicendo? Mi sei caduto sopra. Ma non è non vero. Non è che sei un peso piuma, eh? Mi stai dicendo anche che sono grasso? Forse è l'armatura che ti ingrassa. Grazie. Ecco, vedete come Izuki, quando non sa cosa rispondere, insulta e ti dice che hai le orecchie da elfo, ti dice che sei grasso. Capite? 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 Ma avere le orecchie da elfo è bello, non è non un è insulto. Non è bello, è un insulto. Non è un insulto. Non sono un elfo. Allora, cerca la cesta. Il prosciutto va bene, lo stesso. Per me direi di sì, il problema è che non penso che ci sia una chiave del comincerà prosciutto. Ad avere una certa fame. Crazy Steve, Crazy Steve, Crazy, Crazy Steve. Dove stai? Ti troverò e poi ti ammazzerò. Hey! Potresti venire trovato? Un attimo dove sono io e guardare in alto? Oh, santo cielo, cos'è? Ma cos'è quello? Oh, santo cielo, è bellissimo. Cosa sarebbe? Ma cos'è? Un Pokémon? L'abbiamo perso. Abbiamo perso Ryozan, ragazzi. Non ce la posso fare. Non sarà una chest strana, no? Proprio, sembra proprio una chest, guarda. Beh. Forse ho trovato la casa di Crazy Steve di nuovo. Ecco la chest. No, vada, 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 vada. Aia! Perché ci teletrasporta ogni volta? Ma non ci ha teletrasportato nulla. Lo sapevo che era Crazy Steve il colpevole. Maledetto, maledetto cinese, giapponese, coreano, strano, uffa. Devi smettere di attivare il razzismo minecraftiano. Dove stai? Dalla parte giusta, dove non stai tu? Ah sì? Ecco, guarda, mi tolgo anche da davanti così caspita. Almeno... Caspita. Ehi Joe, guarda cosa ho trovato. Oh, non posso crederci, l'avete trovata. È stato com'era Crazy Joe? Crazy Joe. Ammazzatelo, no, no, Crazy andiamo Joe, ammazzatelo. Crazy Steve Crazy Steve, ammazzatelo. Grazie molte, mi avete salvato dal licenziamento. Sarà quello il problema. Esatto, ti avevo licenziato a prescindere. Sì, infatti, cioè. Comunque, il sindaco Wendell è venuto qui e mi ha detto che vi stava cercando, per cui vi raccomanderei di andare da lui quando avete modo di farlo. Fammi indovinare, finiremo il giorno e si ripartirà con una nuova ricerca, evviva. Che ansia. Ti supero. Hop. Sei lenta. Io me la prendo con più calma. Andiamo Zucchi, ti stiamo tutti aspettando, siamo qui da 3 ore. Certo, come siamo no. Qui, dai. Zitto, elfo. Salve. Era ora, vi stavo aspettando da un botto di tempo. Stamattina Crazy Steve è stato segnalato come scomparso. Inoltre il guardia cancello Joe mi ha detto che avete trovato la chiave del cancello della città in casa sua. Quindi può significare solo una cosa. Cosa? Crazy Steve è il traditore. Ma dai, già dal Crazy e Steve non l'avrei mai detto. Probabilmente è scappato dalla città dopo che ha rubato la chiave del cancello e ha capito che stavamo arrivando a lui. Voglio dire, non ho capito cos'altro ha detto. E quindi voglio che voi andate fino al villaggio albero e una volta che arriverete lì dovete trovare l'albero saggio e parlare con lui. Ma serio? Se Crazy Steve è passato da quelle parti, l'albero saggio lo saprà. Vabbè, l'albero andate saggio. E ditemi ciò che scoprirete. Ma che... Ogni volta state che ci parli fuori? Mi teletrasporta. Ok, aprirò il cancello ora. Secondo me il tuo problema è che laghi. Non è che sono io che parlo. Attenti, gli abitanti dell'albero sono molto strani. Ok. Qua sono dei picchi. A quanto pare è il momento di uscire, vero Joe? Finalmente! Andremo alla città albero a trovare l'albero saggio. Spero che ti licenzino uno di questi giorni, sei antipatico. Perché mi fissi così, oh? Vacci piano. Maledetto, maledetto. Vuoi morire, maledetto. Sta cosa è fastidiosa. Vabbè. Fermiamoci qui.
Qui sotto appariranno degli altri video, mettete come al solito like, condividete, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi le notifiche. Zucchi inoltre vi ricorda che... abbiamo aperto una pagina Facebook, per cui se volete seguirci potete trovare il link in descrizione. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao Elfo! Non sono un elfo! Sì, alla prossima! Alla prossima!